Olli ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono Unique e oggi siamo in un nuovo gioco abbastanza particolare. Come avete visto, ho scaricato un emulatore per la Nintendo e sto portando un po' di giochi della Nintendo ultimamente. L'altra volta ho portato From the Abyss. Quest'oggi voglio portare un gioco un po' più tranquillo che mi è stato consigliato dalla mia ragazza. Ovviamente sarà una one shot, non ci farà una serie. Dunque, questo gioco che cos'è? Imagine Teacher. O meglio, Giulia Passione, insegnante sarebbe. In cosa consiste? Noi abbiamo una classe con dei bambini e dobbiamo insegnargli delle cose. Non farò molti episodi, quindi iniziamo. Prima settimana. Ok, ci facciamo una settimana, che dite? O un giorno? Non lo so, ora vediamo. Seconda di quanto viene lungo. Questa è la nuova scuola. Non ho capito. Non mi aspettavo che fosse tutta qui. Sei tu, April, la nuova insegnante? Ti stavo aspettando. E tu dovresti essere il signor Codleton, il principale della scuola. Vieni nel mio ufficio, dobbiamo parlare. Sembravi sorpresa quando sei venuta qui. Non mi aspettavo una nuova scuola in questa piccola città. Prima che il nuovo sindaco fosse eletto, qui non c'erano scuole. Il signor Goodman ha rinnovato totalmente la struttura della scuola. Allora, perché è così vuota? Non è vuota. Noi stiamo avendo effettivamente quattro studenti. È vuota. E se fai il tuo lavoro correttamente, noi ne avremo molti di più. Dovrebbero esserci due insegnanti per così tanti studenti. No, tu sei l'unica insegnante. Finalmente io mi ritiro. Sarò finalmente capace di concentrarmi sui miei hobby preferiti. Pesca! Oh, sarò capace di gestirla da sola? Non ti preoccupare, ti aiuterò! Seleziona un oggetto sul touchscreen. Io direi di selezionare questo. Metto tutto quello che userò per la scuola qui dentro. Ok. Ok, il programma di studio per questa settimana sarà questo. Il primo giorno avremo scienze e arte e siccome forse giocheremo solo il primo giorno ho messo le materie migliori al primo posto. Seleziono un oggetto sul touchscreen. Ok, sì, per ora sono solamente 4 studenti. Venite bimbi, è tempo di andare in classe! Perfetto. Vediamo le antipatie e le simpatie dei bimbini. Ora falli sedere sulle sedie. April, non metterli insieme a chi non va d'accordo, ho detto in poche parole. Dunque, sappiamo che la bimbina con i capelli ricci non va d'accordo col tizio col caschetto. Quindi mettiamo tizia con gli occhiali, tizio col caschetto, bimbino con i capelli a punta e tizia con i capelli ricci. Perfetto, Luigi. Ora bisogna dare agli studenti i compiti di biologia. Perfetto. Prendiamo tutti gli animalucci. La scimmietta. Perfetto. Prendiamo la scimmietta. Un'aquiletta, un coniglietto, pinguini, tutte cosce. Come avete capito, questo gioco non è molto attivo, è più che altro un gioco di. Effettivamente. Sì, minigame. Per questo non ho intenzione di farci una serie, ma giusto un one shot, perché mi è stato richiesto. Ottimo. E l'interesse è salito del 103%. Ora bisogna insegnare agli studenti la biologia. Bisogna collegare con una linea l'animale al proprio nome. Bene, avete sentito la mia voce un po' strana? È perché mi sono appena alzato.
Letteralmente. Perfetto, abbiamo superato anche questa lezioncina. Yay! Ok, 115 punti in scienze, molto bene. April, lascia che gli studenti lavorino, ok? Puoi correggere i loro compiti quando avranno alzato la mano. Chi vuole mostrarmi il suo lavoro? Tu, bene. Per ogni linea, dunque, questo è maialino, sci, questo non è lo squaletto, quindi no, questo non è il delfino, quindi no, questo non è il gufo, quindi no, questo è il gattino, quindi sci, questo è il cagnolino, quindi sci, questa è la scimmiottina, quindi sci, questo non è il delfino, quindi no, questa è la scimmiettina, quindi sci, questa è la scimmiettina, quindi sci. Perfetto, e la prima lezione l'abbiamo portata a termine. Yay! Abbiamo aumentato i voti di Dean. Yeah! E ora, ragazzi, ci sarà la seconda lezione, ovvero quella di arte. La ricreazione è finita, ragazzi, tornate dentro classe. Cioè, dentro la classe, si continuano le lezioni. Dunque, qualcuno ha litigato durante l'ora di ricreazione, vero? Sì, loro due non sono più amici, quindi mettiamo lui qui, lei qui, lei qui e lui qui. Perfetto. Ora bisogna insegnare agli studenti come si disegna. Bisogna riempire il disegno col giusto colore. Bisogna toccare il colore, sì, per cambiare colore, sì. Allora, perfetto. Ed ecco il rosa finito. Molto bene, il disegno l'ho finito. È venuto un po' da cacchio, ma è venuto bene. Yee! L'ora di disegno è andata bene. Perfetto. E la lezione è finita. Boo. Yeee, finito il giorno di scuola! Lo capisco, pure io reagivo così quando finiva la scuola. Hello there! Io sono il signor Manset. Ciao, io sono la dottoressa, sì, ciao. Sono l'insegnante April. Come posso aiutarti? Oh, mio figlio William ha invitato i suoi amici, ha invitato il suo amico Jeremy questa sera. Sono venuto a vedere perché Jeremy ha perso la sua palla a scuola. Per caso. Ah, sai, Jeremy è un po' folle per quanto riguarda lo sport. Si annoia molto senza la sua palla. Occupi, a proposito di questo, è probabile che sia in classe. Sono sicuro che la troverò e quando sarò tornato in classe e la ridarò a suo figlio appena l'avrò trovata, signor Manset. La ringrazio, Miss April. Benissimo. Puliamo la classe. Spazza, spazza, spazza. Pulisci, isci, isci. Spazza, 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 pulisci, isci, isci. Perfetto. Questo lo sposto delicatamente di qua. E questo lo sposto delicatamente di qua. E abbiamo finito anche con le pulizie della classe. Abbiamo trovato la palla per il povero bimbino. Sì, abbiamo trovato la palla di Jeremy, perfetto. Ok, si può uscire. Ed è il secondo giorno della settimana 1. Sì. Andiamo in classe, facciamo quest'altra lezioncina, poi basta. Coraggio ragazzi, entrate in classe. Ok ragazzi, è il momento di metterli a sedere. Sì, ma hanno litigato ancora una volta. Adesso non si parlano più le ragazze tra di loro perché hanno litigato. Ok, bimbini, a posto, seduti.
Lezione di geografia. Perfetto. Tocchiamo le immagini delle bandiere del mondo. Wii. Questa è molto 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 più grande, quindi bisogna sfregare. Anche questa è immensa, quindi bisogna sfregare. E poi erano America e Canada. Ok, altre bandiere, bene. Ed è fatta, questa lezioncina è quasi fatta. Ui, tante coccardine, il tempo che si esaurisce. Perfect. E l'interesse degli alunni è salito al 200%, non sapevo nemmeno che fosse possibile. Perfetto. E adesso bisogna insegnare agli studenti la geografia. Ecco fatto, bambini, così si fa una mappa. Il Canada va sempre sopra l'America. E il Messico sempre sotto. Perfetto. Chi vuole mostrarmi i suoi incompiti? Ah, il bimbino, ok. Vediamo cosa hanno fatto. Geografia. Io non sono molto bravo in geografia, vorrei dirlo. Ah, ok, è solamente riconoscere le bandiere. Questa no, questa sì, questa no, questa sì. Poi c'è questa qui che sì. Poi c'è questa qui che no. Non sapevo che la bandiera americana fosse verde. Chi l'ha fatta questa bandiera? Questa sì, questa no. Questa sì. E questa sì. Perfetto. E i compiti di oggi sono finiti. Vero che sono finiti? Ora c'è la ricreazione. Benissimo. Great! Questa lezione è stata davvero... ho apprezzato molto questa lezione. Benissimo. Coraggio ragazzi, andiamo a fare il nostro team per giocare. Ok. E la ricreazione è finita di nuovo, quindi si torna in classe. Ok, che lezione c'è adesso? Una lezione di grammatica, perfetto. Una Y, unica prova. Una E, ok. Via, brutta E. Lunga vita alle Y. Le Y domineranno il mondo. E anche questa lezione è finita. Adesso dobbiamo correggere i compiti. Perfetto, l'interesse dei bambini è salito. Ah, devo insegnare ai miei studenti come leggere. Ah, devo cerchiare le parole che contengono le lettere richieste. La G. Perfettamente. Spero che gli alunni abbiano imparato qualcosa. 12 punti in inglese, molto bene. Chi vuole mostrarmi i compiti di inglese? Tu, ragazzina coriccioli. Metti una X dove sta la parola. Ok. Andiamo, Luis. Carriage non ha la V. Owl ha la W. Painting non ha la F. Ostrich ha la I. Rat ha la R. Chance non ha la U. Monday ha la O, Tiger non ha l'H, Rabbit ha la T e infine Pencil ovviamente ha la L. Perfetto, e anche questa lezioncina è finita. L'attenzione dei miei studenti è salita di altri punti e Luis ha fatto una bellina in italiano. Magnifico! Lezione finita, good! È stato molto divertente, molto molto bene. Ottimo, è finita la scuola. E finisce anche quel video. Bene ragazzi, se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, attivate la campanellina in modo che vi arrivino le notifiche sempre che si decidono ad arrivare. Commentate per farmi sapere se vi è piaciuto questo video. E sarà un one shot perché non penso si possano fare dei video sopra. Alla prossima. Ciao!